Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo che torna nella sua versione tradizionale. Parliamo di politica, parliamo di ambiente, parliamo di occupazione. Parlare di politica ora con tutte queste incertezze che stanno accadendo a Roma per la composizione del nuovo governo, se e quando mai ci sarà, beh, è un po' difficile. Intanto però siamo a Taranto e abbiamo le piaghe tarantine, abbiamo la questione Ilva, gli sviluppi sui tavoli, ai tavoli romani, e poi bisognerà vedere anche chi sarà il prossimo ministro, perché poi non è, ora ci stiamo tra virgolette divertendo, io mi sto divertendo sulle favole, relativamente alle favole di Calenda, ma poi ci sarà, come ministro dello sviluppo economico, ma poi ci sarà un successore e ci sarà un altro ministro dell'ambiente, ne vedremo delle belle. Per questo abbiamo qui Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Oggi è giovedì, stiamo registrando, ieri Francesco Rizzo è stato al MISE, l'incontro a Roma, e quindi ci deluciderà su cosa è emerso, come si stanno sviluppando le cose, se c'è una fase così di stasi, una fase di stasi. Parliamo di politica e l'avvocato Mimmo Lardiello, buonasera, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, buonasera. Una new entry per Polifemo, Saviano Nazzareno, buonasera, componente della segreteria provinciale del Partito Democratico di Taranto. Ho invitato, per avere un quadro più composito possibile, anche i rappresentanti del 5 Stelle. Ho invitato i 5 parlamentari, ovviamente capisco le difficoltà per i parlamentari di trovarsi a Taranto il giovedì. Ho invitato anche i 2 consiglieri comunali di Taranto, Massimo Battista e Francesco Nevoli, per impegni loro personali non sono qui. Il problema dei 5 Stelle è uno solo, mi è stato detto che per disposizioni dei vertici sono 5 Stelle, sono considerati 5 Stelle solo gli eletti, per cui praticamente i componenti dei vari meetup, e quindi si potevano invitare tantissimi altri militanti e attivisti, su di loro c'è il veto da parte di Roma, si dice possono venire solo gli eletti. Prima valeva la regola 1 vale 1, ora sei 5 Stelle solo se sei eletto. Se viceversa sei militante, non sei stato eletto, sei una pezza da piedi. Questa è la mia interpretazione. Vabbè, andiamo avanti lo stesso. Allora, intanto dobbiamo ringraziare la tenuta Montefusco sulla strada per San Giorgio, che ci porta da Taranto a San Giorgio. Questa antica realtà, questa masseria, che è stata riattata e ora è un centro sotto tutti gli aspetti, per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda eventi, meeting e quant'altro. Una cornice davvero suggestiva che coniuga l'eleganza e la qualità con l'amore per il patrimonio storico, perché questa masseria è qualcosa che attiene al patrimonio storico della nostra realtà ionica. E allora, Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, ci racconti un po' le vicende di Roma, perché dopo abbiamo visto tante cose strane a Taranto, prima il governatore Emiliano e Melucci uniti contro il governo, poi a un certo punto Melucci si stacca e rimane solo Emiliano. Nel frattempo Calenda, dopo aver sparato a zero contro gli enti locali, sembrava un po' che si fosse calmato, insomma non sappiamo, anche perché poi è una situazione abbastanza precaria, perché ci sarà, speriamo, un nuovo governo e quindi nuove visioni sull'ILVA. Ma come sono andate le cose ieri a Roma? Beh, innanzitutto buonasera, c'è stato un incontro, come dire, credo forse il 20° incontro dall'inizio di questa trattativa, finalmente, come dire, si è presa una posizione netta rispetto a quelle che sono le esigenze che Mittal ha messo sul piatto, e noi come sindacato abbiamo chiarito che non siamo assolutamente disponibili a ragionare sulle esigenze di Mittal, che sono
10.000 lavoratori da assorbire su un totale di 14.200 nel gruppo, quindi nuovi contratti, applicazione dei nuovi contratti con la regola del Jobs Act e tutta una serie poi di rivalutazioni partendo dalla contrattazione di secondo livello. Si è parlato, almeno da quello che è emerso, dei tagli, praticamente una riduzione a 7, più o meno 7.500 unità, diciamo 2.500 tagli, si presenta bene? No, la novità di ieri è stata questa, che durante la trattativa abbiamo detto chiaramente a Mittal che non eravamo disponibili a ragionare su questo e Mittal ci ha detto praticamente: ma io ho firmato un contratto con il governo in cui mi impegnavo ad assumere 8.240 persone a 2023. Quindi è emerso che cosa? Che il governo ha avuto la capacità, il ministro Calenda che ha portato avanti la trattativa, di regalare quello stabilimento, di svenderlo a Mittal con un esubero totale di 6.000 lavoratori diretti. Ne parliamo un po' dell'indotto. Quindi Mittal ieri in sostanza ha detto: mi dovete pure ringraziare che la proposta non è 8.240 ma sono 10.000 quelli che voglio prendere. Chiaramente dal punto di vista sindacale la nostra posizione, la conoscete già, è stata, come dire, lineare dall'inizio. Abbiamo detto: non siamo disponibili a ragionare su questo. Noi abbiamo fatto delle proposte che secondo noi sono come dire, proposte che possono tenere insieme le esigenze dei lavoratori e anche della multinazionale, del gruppo di ArcelorMittal. Sono quelle di assumere tutti i lavoratori nelle stesse condizioni e poi di aprire, come dire, l'incentivazione volontaria alla fuoriuscita e mettere in campo tutta una serie di sistemi che possono magari aiutare ad accompagnare alla pensione una fascia di popolazione di lavoratori. Rizzo, ma sembra quasi l'opinione, così, la percezione meglio, che come se Calenda avesse dei suoi interessi. No. Eppure è un ministro ormai, insomma, al tramonto, perché ci sarà un nuovo governo, o sarà politico o sarà tecnico, però i mesi, i giorni di Calenda sono contati, eppure fa carte, al che, cioè, la cosa mi fa pensare che ci sia qualche cosa, possa esserci altre situazioni ed altri interessi. No, noi abbiamo detto, tra l'altro abbiamo detto proprio al ministro, è stata una gestione di tutta la trattativa fatta in maniera dilettantesca dal ministro. Perché tu non puoi farti un ragionamento con la multinazionale, non parlare con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali rispetto alle esigenze della vertenza Taranto. Perché io voglio ricordare una cosa, l'ILVA, al contrario di quello che si pensa, la vertenza ILVA non è la classica vertenza, come dire, come abbiamo visto dall'Italia, in cui il problema è la redditività dell'azienda. La vertenza ILVA nasce nel 2012 a seguito dell'intervento giusto della magistratura che, come dire, va a scoperchiare tutta una serie di anomalie che hanno purtroppo ridotto la città e i cittadini di Taranto a essere vittime di un sistema produttivo che poi alla fine metteva davanti, no, i soldi alla salute. Quindi da quello si parte. E se tu poi come ministro, senza parlare con nessuno, ti chiami questi di ArcelorMittal, fai una valutazione in base non so a quali criteri e aggiudichi lo stabilimento e tutto il gruppo ILVA a una multinazionale, tra l'altro molto famosa perché ultimamente gli acquisti che fa non sono per rendere produttive le aziende ma per chiuderle, visto che tra l'altro è titolare del 40% del quota di mercato di produzione d'acciaio a livello europeo, primo produttore a livello mondiale di acciaio. Una delle anomalie, tra l'altro, poi di questa azienda che è in Bosnia, anche lì si era impegnata a fare investimenti e abbattere l'inquinamento che è ai livelli di Taranto. Noi abbiamo notizie che in Bosnia, come dire, i bollettini delle ASL locali consigliano i cittadini di Zenica nei pomeriggi soprattutto di non uscire da casa perché l'aria, cioè, è talmente inquinata. Quel precedente lì è un pessimo biglietto da visita, no? Però, malgrado questo, come dire, noi ci siamo seduti, abbiamo ragionato, gli abbiamo spiegato la situazione di Taranto e abbiamo fatto un passo in avanti, diciamo, dando fiducia a Mittal. La questione di fondo è che si è deciso di cedere il gruppo ILVA ad una multinazionale che è un produttore leader mondiale di acciaio, in Europa possiede il 40% delle quote d'acciaio. E paradosso è, come dire, un grande gruppo industriale che negli ultimi anni
molto famoso perché acquisisce e dismette, quindi acquisisce la quota di mercato. Ilva, noi sappiamo che è appetibile anche per questo, e prova ne è quello che è accaduto a Zenica. Anche lì è intervenuto, ha acquisito lo stabilimento a Zenica in Bosnia, ha promesso investimenti, se non sbaglio un investimento di 100 milioni di euro, e ha promesso di abbattere l'inquinamento. Le notizie che abbiamo ultime sono che a Zenica le autorità sanitarie locali consigliano ai cittadini nei pomeriggi di non uscire da casa, quindi come dico, non una situazione delle più felici. Calenda poi è, come dire, credo che sia un po' il gioiellino della politica italiana, no? Perché quello che ha avuto la capacità di svendere anche là, prendere lo stabilimento di Piombino, secondo stabilimento più grande in Italia, darlo ad un agerino che solo lui conosceva, Rebrab, che doveva rilanciare, l'hanno pure premiato come uomo dell'anno a questo Rebrab, e poi dopo 2 anni e mezzo, dopo una serie di promesse e di investimenti che non ha mai fatto, dopo che si è impossessato del porto di Piombino, che era l'unico vero interesse, tramite un articolo di giornale Rebrab ha confessato che non c'aveva un euro. E oggi infatti, come dire, la discussione su Piombino è che stanno tentando di dare Piombino a Jindal. Questo per dire che cosa? Che c'è stata dal nostro punto di vista proprio una trattativa di basso livello, perché un ministro della Repubblica italiana rispetto allo stabilimento Ilva di Taranto, al gruppo Ilva in generale, non può, come dire, fare una trattativa a porte chiuse e poi a un certo punto quasi scaricare la responsabilità dei danni che ha fatto sulle organizzazioni sindacali, perché quando tu siedi al tavolo e Mittal ti dice ma guarda che io ho un accordo con il governo in cui mi impegno ad assumere massimo 8.240 persone e comunque c'è la discontinuità lavorativa, cioè dopo 20 anni che lavori all'interno di quello stabilimento subisci tutto quello che subisci con stipendi che non sono, come dire, eccezionali, ti vengono a dire tra l'altro che devi ripartire da zero e ti applicheranno pure il Jobs Act. Come dire, a me non sembra, come dire, okay, una grande operazione politica. Poi parleremo anche, perché ora entriamo nell'agone politico, e vedremo cosa succederà, se ci sarà un governo 5 Stelle più Lega o 5 Stelle più Lega più col centrodestra allargato anche a Forza Italia. E quindi ci saranno chiaramente delle conseguenze, no? Perché poi voglio vedere la posizione dei 5 Stelle quando dicevano dobbiamo chiudere l'Ilva, viene a Taranto Di Maio e non pronuncia più la parola chiusura, ma parla di chiusura dello stabilimento, ma parla di chiusura delle fonti inquinanti, parla di bonifica, però Rizzo ora con Salvini o con Forza Italia sarà difficile parlare, no? Di queste cose, perché chiaramente c'è una matrice industrialista nel centrodestra. Io da quanto sto vedendo Mittal vuole accelerare, vuole chiudere prima che l'antitrust, quindi la chiusura dell'accordo la vorrebbe fare entrare. Ma dico in generale ci sarà comunque un confronto col governo qualunque esso sia su queste posizioni. Il rischio serio è che si faccia l'accordo su Ilva e a un certo punto e arriva l'altro governo e se si trova la patata, guardate che, ma sì, anche non facendo l'accordo il rischio è che arriva l'altro governo e si chiama Mittal e gli dice guarda che non ho l'idea, come dire, di portare avanti il, quindi okay, è tutto nebuloso. Allora è il momento dell'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani. Beh, Forza Italia si trova in una situazione particolare perché da un lato non vuole essere messa ovviamente da parte, vuole far parte della coalizione di centrodestra, perché Berlusconi ha anche i suoi interessi politici e personali da tutelare, quindi stando al governo avrebbe comunque un peso. E dall'altro però c'è poi questa situazione da gestire con i 5 Stelle, perché ammesso che si trovino insieme centrodestra, compresa Forza Italia e i 5 Stelle, mi sembra un matrimonio, una convivenza molto ma molto forzata. Buonasera innanzitutto al direttore Abate e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Beh, insomma, mettiamo un attimo da parte la solita litania degli interessi personali. Ci sono il 14% di italiani che hanno dato il voto a Forza Italia, sul simbolo di Forza Italia era ben presente la scritta Berlusconi, quindi lo hanno fatto consapevolmente. C'è una legge elettorale altrettanto chiara, seppur diciamo nebulosa nella comprensione, come è giusto che sia, che era una legge elettorale proporzionale,
Quindi, nel momento in cui esiste un sistema elettorale di questo tipo, è chiaro che non raggiungendo nessun partito, ma né nessuna coalizione, ma era nella natura delle cose che succedesse questo, la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato, bisogna fare delle alleanze. Il problema probabilmente sta a monte, oggi c'è qualcuno che deve sicuramente fare un passo indietro rispetto a pretese. A, diciamo, calci buttati rispetto al voler a tutti i costi personalizzare anche la funzione stessa della presidenza del Consiglio, bisogna trovarsi nell'interesse degli italiani, soprattutto su dei terreni comuni e su dei Però, punti di governo che vanno portati avanti, Ardiello, si rende conto altrimenti è come, una situazione di stallo e di si caos rende che non conto si. come diventi davvero pazzesco per Forza Italia convivere con i 5 Stelle? Perché c'è Guardi, una situazione, anche perché ci sono dei veti pazzesco o pesanti di Di meno, ecco, Maio, dei veti innanzitutto pesanti. chi pone dei veti deve rendersi conto, Su Berlusconi più seppur, che su Forza ma io Italia, eh. penso che chi pone dei veti, seppur dall'alto di un 32% dei consensi ottenuti, che sono importantissimi, si deve rendere conto però di non avere i numeri per governare. E quindi porre veti su persone provenienti e forze politiche elettorali provenienti da altre coalizioni, da altri partiti, mi sembra quantomeno strumentale. È chiaro che la diversità fra il programma del Movimento 5 Stelle e il programma della coalizione di centrodestra sta in tanti punti, ma torno a dire, è un sistema elettorale che ci ha consegnato questo Parlamento e in ragione di questo Parlamento, nell'interesse degli italiani che non hanno nessun interesse, io credo, a tornare al voto nell'arco di qualche mese, ma che si aspettano che ci sia un governo che lavori nel loro interesse, si spera, bisogna trovare Però, delle alleanze. Lardiero, ci sono da dire anche alcune cose, no? Nessuno può negare le parole durissime, ci sono i post, ci sono le registrazioni di Salvini nei confronti del Sud, Ma guardi, anche le parole fortissime di su Berlusconi nei questo, confronti guardi, sulle di parole Di di Maio e Salvini. viceversa. Sulle parole di Salvini da meridionale appassionato di politica, di Sud e di Taranto, non posso che essere d'accordo su alcune sbavature rispetto al percorso politico di Salvini, che oggi comunque rinuncia alla vocazione nordista, toglie la parola nord dal simbolo e quindi, diciamo, va anche apprezzato in questo senso. Però bisogna anche ragionare su percentuali importanti di pugliesi, di meridionali, arrivo perfino a dire di tarantini, che hanno dato la preferenza a Salvini e alla Lega. E siccome il voto va rispettato in tutta la sua interezza, non è che chi vota il Movimento 5 Stelle si rispetta e chi vota la Lega non si rispetta, bisogna tener conto anche di questo. Se c'è stato questo tipo di consenso, poi le forze politiche devono riflettere su errori fatti e prepararsi eventualmente a fasi successive. Oggi però, leggevo poco prima di cominciare la trasmissione, che Mattarella ha annunciato un secondo giro di consultazioni. Oggi c'è la necessità di trovare dei numeri e la quadratura per fare un governo. Ok. E quindi, sulla base dei numeri che oggi sono in Parlamento, bisognerà fare delle alleanze. Certo è che secondo me, ora andiamo subito a Saviano Nazareno, componente della segreteria provinciale di Taranto del Partito Democratico, renziano di osservanza. Osservato, perché Rizzo sa, ci sono Se tante volevo mettere le anime lì. etichette, No, metto. dico, vorrei dire Mancarelliano, permetto un'altra critica. No, perché nel PD accade di tutto, veramente. Cioè, Dice in piena campagna per elettorale. orientarsi mettiamo le Eh sì, no, indicazioni. perché in piena campagna elettorale Mancarelli e Mazzarano che se le davano di santa ragione. Allora lui dice: ma scusate, ma fatemi capire, no? Ma Mancarelli è segretario del PD? Sì. Mazzarano è assessore regionale del PD? Sì. Piena campagna elettorale dici l'ultima, stai dicendo. Non mi riferisco alle No, vicende. stai Sì, dicendo sì, sì, l'ultima sì, campagna sì. elettorale. Durante Ah, ma la campagna elettorale ci fu ci sono stati dei. un episodio ben chiaro, Con insomma, ben Bentivoglio, no? preciso. Della Ci Bentivoglio e fu così. soltanto quell'episodio, poi Beh, dopodiché non mi vabbè, pare che ci meno siano male, non è state. che si dovevano scannare. No, Voglio no, dire. no, ci mancherebbe. Comunque, il PD invece sembra che abbia detto: abbiamo perso. Non vogliamo contaminarci, stiamo all'opposizione. O le sirene del governo, la paura di rimanere isolati potrebbero così risvegliare
potrebbero queste paure di rimanere isolati potrebbero risvegliare il PD in un'ottica di grande coalizione? Ma isolati perché, direttore? Il Partito Democratico... Se i 5 Stelle stanno andando al governo, sì. Il centrodestra con la fiction di Berlusconi isolato, ma comunque il centrodestra si sarà unito, Lega più Forza Italia, più Meloni, alla fine l'unica forza che rimane all'opposizione sarà il PD insieme all'EU. Che sia il ruolo che l'elettorato ha dato con il voto del 4 marzo al Partito Democratico. Dico ahimè, ovviamente, però il consenso popolare bisogna accettarlo, no? Il voto popolare bisogna accettarlo. Martina, questa mattina, le consultazioni che il reggente, il segretario reggente del Partito Democratico, ha sostanzialmente detto che ci sono delle distanze molto forti, programmatiche, sia con il Movimento 5 Stelle che con il centrodestra. E per cui a questo punto è improbabile un governo sia col Movimento 5 Stelle che con il centrodestra. Con il Movimento 5 Stelle anche per il metodo utilizzato da Di Maio nell'affrontare queste consultazioni. Cioè Di Maio dice o con la Lega o con il Partito Democratico, come se Lega e Partito Democratico fossero interscambiabili. Diciamo che lo scopo è di lì devo arrivare al governo, devo fare il Premier, poi mi servono degli appoggi. Diceva bene, da qualunque parte provengano, diceva bene lui, purché io diventi Premier. Il sistema è proporzionale, però bisogna anche avere una certa coerenza nei programmi. E il Movimento 5 Stelle ha, diciamo, nei suoi programmi da attuare, come il reddito di cittadinanza, degli argomenti che sono molto lontani da quelli espressi sia durante gli anni di governo che sia in campagna elettorale dal Partito Democratico. Posso... Prego, prego. No, una cosa, io non, per chi non mi conosce, io sono di sinistra, quindi non sono un pentastellato, però sentirti parlare di coerenza nei programmi, dopo che il PD di Renzi nel programma non c'aveva lo smantellamento dell'articolo 18, no, giusto, te lo dico da lavoratore, nel programma non c'aveva l'applicazione del Job Act. Come dire, mi sembra quasi retorico, no? Fare ragionamenti di questo tipo in questo momento, dopo una mazzata, come dire, che la sinistra ha preso. No, il PD di Renzi, viene. Che, perdonami, sì. dal mio punto di vista, il PD di Renzi rappresenta il centrodestra oggi della sinistra. Qual è il problema vero? Cioè, io credo che oggi veramente ci dobbiamo interrogare, ci dovremmo interrogare perché si sente di sinistra, e avere l'umiltà di riconoscere che sono stati fatti errori clamorosi. E guarda, te lo dico come elettore di sinistra, la speranza dopo la batosta avuta alle elezioni era quella di vedere un partito che si spostava più sulle esigenze dei lavoratori e dei cittadini comuni. Quando poi ti spunta Calenda che si fa fare la tessera al PD, lì ho detto saremo condannati a non votare PD per i prossimi 30 anni se va avanti così. Cioè io credo che veramente bisogna fare un'analisi seria e ripartire da quelli che erano i valori fondanti della sinistra. Non c'è assolutamente dubbio. A me mi sembra che non si sono rappresentati. Non c'è assolutamente dubbio. Ora però non è che dobbiamo far passare. No, per carità. Puoi dire che ora, 5 Stelle far passare però l'idea che il Partito Democratico sia Calenda e che Calenda sia il nuovo leader del Partito Democratico. Calenda si è iscritto liberamente al Partito Democratico, ha condiviso un percorso di governo con il Partito Democratico. Nel bene e nel male, ovviamente, sono stati i cittadini a giudicare le cose fatte e non fatte dai governi del Partito Democratico in questi 5 anni, anche se bisogna dire la verità, il Partito Democratico è stato il partito che si è assunto la responsabilità del governo del Paese nel 2012, quando questo Paese era sull'orlo del baratro, sull'orlo del default, stavamo quasi come la Grecia. Oggi certamente non siamo un paese in grande ripresa, in grande crescita, ma sicuramente abbiamo fatto dei passi in avanti, anche grazie alle politiche del governo Renzi, del quale ci sono ovviamente... Però gli italiani non hanno accettato, l'hanno bocciato in tronco, duramente. Diciamo che gli italiani hanno bocciato il governo del Partito Democratico, su questo non c'è assolutamente dubbio, le urne parlano chiaro. Alla luce di questo, proprio per fare una riflessione sulla funzione del Partito Democratico nella politica italiana, anche per fare una riflessione su quelle che sono state le scelte programmatiche poi attuate dal governo, noi crediamo che sia la fase,
questa per il Partito Democratico, di stare in minoranza e dalla minoranza ricostruire, anche con altre forze del centro-sinistra, ricostruire quel perimetro di forze progressiste, okay, e riformiste che possa... Concludo, che possa. Tanto lo riprendiamo dopo la pubblicità, perché alla ricerca della sinistra perduta è un tema che mi attira. Andiamo in pubblicità. In un suggestivo angolo di campagna dell'agro tarantino, immersa in un'oasi di dune, querce ed ulivi secolari, a circa 2 chilometri da San Giorgio Ionico, sorge la tenuta Monte Fusco, antica masseria risalente al 700. Sala ricevimenti ideale per matrimoni, incontri di lavoro, meeting, eventi culturali in genere. Tenuta Monte Fusco, l'eccellenza della qualità. Seconda parte di Polifemo, siamo nella splendida cornice della tenuta Monte Fusco, un luogo ideale per i matrimoni. Scherzando con gli amici, dicevo, se un giorno dovessi ammattire e decidere di sposarmi, la location ideale sarà qui. Lo dico davvero, perché è una cornice da favola, basta visitare la struttura per rendersene conto. Ritorniamo alle cose serie. Allora Rizzo, cercasi sinistra disperatamente, perché ormai un PD, dicevamo, che ha assunto con la linea di Renzi posizioni tutt'altro che di sinistra, però poi ci sono anche altre realtà minori numericamente, penso all'EU, penso a Potere al Popolo, che però non riescono neanche tra loro a coagularsi, e quindi chiaramente questa parcellizzazione disorienta l'elettorato, e se vogliamo certi ideali, diciamo così, di sinistra, nel senso di vicinanza, di contatto con la gente, contatto diretto con la gente, e questa vicinanza è stata così calamitata, accalappiata dal Movimento 5 Stelle. Credo che questo sia un problema storico della sinistra, no? Basta vedere, a sinistra ci sono forse, credo, 10-15 partiti e partitini di sinistra, estrema sinistra, che non riescono mai a mettersi insieme. Fare un'alleanza tra Potere al Popolo e l'EU è una cosa non improbabile di più, però c'è un dato, oggi quelli come me che si ritengono di sinistra, i lavoratori italiani, non avendo riferimento a sinistra, dovevano scegliere fra il Movimento 5 Stelle, che ha avuto un plebiscito al sud dalla classe operaia, la Lega Nord, la Lega, che dai dati che sono stati diffusi pare che già da qualche anno faccia il pieno dei voti nelle fabbriche del Nord. Questo dovrebbe essere un dato su cui, la sinistra dovrebbe riflettere, probabilmente partendo dal fatto che ha perso il contatto con l'elettorato, quello storico, e lo dicevi bene prima tu, no? Paradosso che Berlusconi minacciava di fare determinate cose, ma non le faceva. Io ricordo, no, tutte le minacce sulla questione dell'articolo 18. Non l'ha fatta. Renzi. Poi arriva Renzi, che è di sinistra, quindi dovrebbe essere... E non ha guardato in faccia nessuno. E ti spara, no, lo smantellamento dell'articolo 18, il Jobs Act, rendendo praticamente la precarietà un fatto stabile in Italia. Purtroppo, partendo dall'attività che svolgo io, dalla grande fabbrica, è chiaro che tu vivi in un contesto in cui, soprattutto negli appalti ILVA, non si capisce assolutamente nulla. Cioè, noi abbiamo lavoratori che hanno 25-30 contratti nel giro di 3 anni, cioè precari a vita, gente che praticamente non avrà mai la soddisfazione di potersi fare un mutuo, di potersi sposare o di avere un minimo di stabilità, dovuto purtroppo a leggi che anche la sinistra purtroppo invece di eliminare, non solo ha avallato ma ha incentivato. Lardiello, c'è una crisi certamente all'interno di Forza Italia, perché il risultato è stato, diciamocelo, deludente, eppure si sono completamente ribaltate le carte, perché bastava vedere le analisi di noti sondaggisti nazionali, si parlava di un exploit del centrodestra, si parlava di regioni completamente azzurre, tutti i collegi uninominali azzurri, in Puglia non c'è stato un collegio uninominale.
Poi ci sono, c'è tutta la questione, parlo anche a livello locale, ma non solo, di candidature calate dall'alto, imposte, la base è completamente bypassata. Io per esempio, non perché Mimmo Lardiello è presente, ma Mimmo Lardiello è un forzista, un militante di Forza Italia, aborigine dalla prima ora. E allora io dico, anziché mettere figure calate da Massafra, magari sarebbe stato dalle discariche, arrivati dalle discariche, magari sarebbe stato opportuno prediligere, scegliere forze, come dire, autoctone, locali. Si poteva anche perdere, probabilmente Mimmo Lardiello o XY o altri giovani o altri aderenti di Forza Italia della prima ora avrebbero perso contro lo strapotere, la valanga 5 Stelle, però si sarebbe iniziato a creare un percorso. Ma l'esplorato del centrodestra c'è stato, la coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni, ha superato il 37%. Parzialmente. Ha superato il 37% e ha rispettato quelli che erano alla fine i sondaggi sulla coalizione. È chiaro che, tornando per esempio al discorso fatto in precedenza, se si fosse adottato un sistema elettorale che prevedeva, che avesse previsto un premio di maggioranza, si discuteva anche quando si prendeva in considerazione l'Italicum di un premio di maggioranza fissato intorno al 37-38%. L'abbandono di quella discussione, probabilmente per una scelta strategica, credo che poi abbia provocato la situazione di stallo in cui siamo oggi. Lo spostamento di voti all'interno della coalizione di centrodestra fra un partito, un movimento e l'altro, quella è un'analisi di natura sociopolitica, secondo me, che si spiega in via principale con il fatto che la Lega ha sposato e ha fatto un cavallo di battaglia serio il tema dell'immigrazione. Quello slogan che ha adottato Salvini, prima gli italiani, in tutte le analisi, ma insomma non ci vogliono grandi analisti per capirlo, è stato premiato rispetto ad un travaso di voti che c'è stato rispetto ad altre forze di centrodestra, che non solo Forza Italia, ma parlo anche di Fratelli d'Italia, che era testato praticamente da tutti i sondaggisti con delle percentuali più alte, rispetto appunto alla capacità che ha avuto la Lega di farsi interprete in maniera più forte di questo genere di... Però Lardiello, ci sono anche delle situazioni, se la base di Forza Italia si vede candidate persone sconosciute, con tutto il rispetto per Stefania Fornaro, con tutto il rispetto, ma chi la conosceva? È chiaro che col senno di poi... La moglie di Tamburrano, cioè la scelta... Cioè è un po' strano, no? Mettere, dici, siccome non si può candidare il marito, no, candidiamo la moglie. Che cosa vuoi ottenere poi in cabina elettorale? Considerazioni giornalistiche più che normali. È chiaro che il dibattito all'interno di Forza Italia esiste, sia a livello nazionale sia a livello locale. Chi doveva fare delle scelte e dare delle indicazioni ha fatto delle scommesse. È chiaro che se oggi il centrodestra avesse vinto dappertutto staremmo discutendo di una storia diversa, con il senno di poi si discute più facilmente. È chiaro che i risultati sono questi. Poi parleremo anche, ecco, poi parleremo esiste. Anche Lardiello, della questione Vitali, perché Vitali è stato aspramente contestato le sue scelte, è accaduto a Lecce, è accaduto anche in Forza Italia a Taranto, penso. Diciamo che il buon segretario, il buon coordinatore provinciale di Fonzo è stato un signore, il coordinatore cittadino Antonio Biella già ha contestato Vitali, però dico, caro Biella, lo dovevi fare prima, non dopo, troppo comodo a babbo morto. Ma le contestazioni, ripeto, nel momento in cui esiste una democrazia ed esistono delle assemblee, se c'è qualcuno che ha da fare delle contestazioni è giusto che le faccia. Il coordinatore regionale Vitali, fin quando Berlusconi non decide altrimenti, rimane il senatore Vitali. Ripeto, come dicevo prima, quando si assumono delle decisioni è come quando un allenatore manda una squadra in campo, e quando la squadra non ottiene dei risultati si può discutere dei giocatori, dell'allenatore, Lardiello, o di un discorso complessivo. Lardiello, io auguro a lei e a Di Fonzo di andare in paradiso tra 10.000 anni, ma è sicuro che ci andrete,
perché la pazienza che avete avuto nel sopportare le, come dire, le scelte che hanno calpestato Forza Italia a Taranto, solo è solo un merito aver avuto, aver avuto questa pazienza e questa tolleranza. Ma no, ma guardi, quando si sta in un partito bisogna accettare le regole di quel partito. Io però ho sostenuto, le scatole girano, come in tutte le, in tutta la mia vita, il simbolo di Forza Italia. Ho sostenuto i candidati, ripeto, poi quando si leggono i risultati ognuno trae delle conclusioni rispetto alle scelte. Torno però a dire che nel momento in cui si parla a urne chiuse e a percentuali già manifestate, tutto risulta molto più semplice. Ci sono delle scommesse che sono state fatte da chi doveva scegliere i candidati da mettere in campo, okay. Evidentemente ce ne sono alcune che potevano avere esiti diversi. Saviano Nazzarino, Saviano è il nome? Saviano è il nome. No, perché Saviano poi è l'altro, è quello il, di lo ecco, scrittore. Lo scrittore. Sì, sì. Non siamo neanche parenti. Non siete parenti. No. Beh, poteva essere un parente. Cioè, ah, si poteva piacere, insomma. Si potevano avere spinte maggiori, no? Ma no. E allora, e nel PD cosa succede? Emiliano in campagna elettorale sparava a zero sul PD, dice una cosa è il PD di Puglia, una cosa è il PD nazionale. Tuttora la situazione è magmatica, il segretario Mancarelli prosegue per la sua strada, ma molti non lo riconoscono. Non sarebbe opportuno rifare tutto e dire sediamoci attorno a un tavolo e ripartiamo, piuttosto che consolidare antiche posizioni e antiche occupazioni di poltrone? Caro direttore, io penso che bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo per discutere della identità del Partito Democratico. Come il sesso degli angeli, più che se di sinistra di nomine, o meno. Più che di nomine e oh no, Rizzo, di posizioni. Bisogna capire se di sinistra o meno. Perché probabilmente il più grosso errore che ha compiuto il Partito Democratico in questi ultimi anni, e che poi ha portato anche al dato del 4 marzo, è che ci siamo avvitati su scontri personali di posizione, di ruoli e compagnia bella, e abbiamo perso di vista, ahimè, invece il dato principale della politica, cioè le richieste del cittadino. Per cui oggi il Partito Democratico a Taranto è rappresentato da un segretario che ha vinto un congresso legittimamente tenuto. Questo non lo diciamo noi a Taranto, ma lo dicono a livello nazionale, gli organi di garanzia nazionale, la segreteria nazionale. Gli azzeramenti sono stati bloccati in tutta Italia proprio per favorire in questo primo momento la fase però più della riflessione. Le fratture emergono, l'Onoce è stato zitto, ha sopportato, poi ha detto la sua. Pentassuglia è stato zitto, ha sopportato, però poi ha detto la sua. Hanno detto, in buona sostanza, qui bisogna, non per una questione personale con Mancarelli, ma bisogna svoltare, bisogna, non, dopo una sconfitta del genere, dopo certe fratture, andavano trovate nuove soluzioni, invece, cioè, per carità, è legittima, la posizione di Mancarelli è legittima, è legittimato Mancarelli, non esatto. È certo un abusivo, ci mancherebbe, però ci sono anche ragioni di opportunità, uno potrebbe dire, no? L'amico Lucio Lonoce, il consigliere regionale Pentassuglia hanno fatto una splendida campagna elettorale, si sono battuti contro un vento che dicevamo prima certo. Era molto contrario, insieme anche ad Anna Maria Grazia Cascarano. E ripeto, oggi che però pensate un po', Maria Grazia Cascarano proprio negli ultimi giorni aveva a fianco Pelillo sparava a zero su Renzi gli ultimi giorni della campagna, allora l'elettore del PD non capisce più niente. Perciò perché dice scusate prima. Ma io che devo votare un partito in cui un candidato del PD sta vomitando sul segretario nazionale. Le dicevo prima che uno dei più grossi errori compiuti dal Partito Democratico prima e durante la campagna elettorale è stato quello di dividersi sulle posizioni e sui personalismi. E questo ovviamente ha indotto l'elettore anche indeciso più a rivolgersi più verso un partito, diciamo, più granitico come il Movimento 5 Stelle piuttosto che con... Io dico più vicino alla gente.
Ripeto, beh, certamente, se da una parte c'è il discorso sui ruoli e dall'altra parte invece c'è il discorso sui programmi, è certo che il cittadino sceglie anche perché ora, no, anche questo, perché ora, ecco perché io dico adesso credo che tutti quanti nel Partito Democratico, a cominciare dai candidati, devono fare uno sforzo, devono compiere uno sforzo insieme ai tanti militanti che li hanno sostenuti con grande realtà, uno sforzo per ragionare su quello che è l'idea del Partito Democratico nel prossimo futuro. E forse a Vico, che non è stato neanche candidato, gli è andata bene. L'onorevole Vico sarebbe stato un ottimo candidato anche per quello che ha fatto, che insomma per il nostro territorio è stato uno dei parlamentari uscenti che più si è speso per il nostro territorio su tante sulla questioni. Sanità ho condiviso, cioè ci sono state alcune sulla posizioni giuste, cioè delle posizioni insomma, che lui su tante questioni si è speso più di tanti altri degli uscenti parlamentari, parlo io. Però evidentemente il partito non gli è stato grato, vabbè che c'era il limite dei mandati, forse questo è stato si è fatto una scelta di candidare l'Onoce, Pentassuglia e Maria Grazia Cascarano, e poi si è fatta una scelta sul collegio plurinominale. Una domanda, sì. Bitetti da che parte sta? È carne o è pesce? Bitetti bisognerebbe domandare a Bitetti da che parte. Dico però sta. Voi, siccome ogni tanto parla pure molto di PD. Beh, tutti quanti parlano molto di PD. Il PD anche, anche lanciato Mattia Giorgio come segretario provinciale. Mattia? Tale Mattia Giorgio dei... Mattia Giorno. Giorgio. Mattia Giorno. Scusa, Mattia Giorno fa parte della segreteria di Mancarelli. E però Bitetti ha detto che ecco, sarebbe un volto ma questo nuovo, è quel, lo so, ma questo è quel problema che abbiamo purtroppo a sinistra. Ripeto, di parlare di nome e di non parlare di contenuti. Okay. Però quello che ha in mente Bitetti bisognerebbe domandarlo... Lo chiederemo, se verrà. Chiedetelo a Bitetti. Andiamo in pubblicità. In un suggestivo angolo di campagna dell'agro tarantino, immersa in un'oasi di dune, querce ed ulivi secolari, a circa 2 chilometri da San Giorgio Ionico, sorge la tenuta Monte Fusco, antica masseria risalente al 700. Sala ricevimenti ideale per matrimoni, incontri di lavoro, meeting, eventi culturali in genere. Tenuta Monte Fusco, l'eccellenza della qualità. Bene, rieccoci, terza parte di Polifemo, riprendiamo il nostro dibattito. Francesco Rizzo, USB, abbiamo parlato della questione Ilva, d'altronde l'USB è nata storicamente affrontando le problematiche dell'Ilva, però poi ha avuto una grandissima espansione e nel pubblico e nel privato. Parliamo di questa radicalizzazione dell'USB. I nuovi orizzonti che intendete esplorare e conquistare? Diciamo che i dati della crescita dell'organizzazione su base provinciale, come dire, siano chiari, siamo in continua espansione. L'anno scorso c'è stato il boom, siamo entrati in decine e decine di aziende, più o meno siamo, come dire, in tutte le aziende importanti di Taranto, nel pubblico impiego. Ci sono casi come in cui, come dire, nati da pochissimo siamo diventati la prima organizzazione come numero di iscritti. Un gran lavoro fatto con sacrificio da tanti compagni della USB, che paradossalmente rappresenta un po' nel sindacato, ecco, se posso accostare, un po' quello che i 5 Stelle stanno rappresentando in politica, no? Cioè, il fatto questa ventata di novità, no? Il fatto che con i dovuti accostamenti, perché il fatto che i lavoratori a un certo punto stanchi di un meccanismo sindacale, come dire, che negli ultimi 30 anni ha portato a rinunce, ogni qualvolta c'è un esempio, io ho fatto una serie di ricerche sui vari passaggi di aziende fatte negli ultimi 20 anni in Italia, non c'è stato un caso in cui i passaggi sono stati passaggi, diciamo, di tipo ordinario, in cui è arrivato il nuovo proprietario e ha acquisito tutti i lavoratori con gli stessi diritti. C'è stato sempre un conto da pagare e quel conto è stato sempre presentato ai lavoratori, cioè paradossale poi. Però non ci possiamo lamentare, anzi, veramente stiamo avendo il problema contrario, perché
stiamo avendo, come dire, il numero degli iscritti continua a salire, siamo oltre quota 4.000 a Taranto e probabilmente ci dobbiamo attrezzare meglio. Questa FIM filogovernativa ormai è tutt'uno col governo. Guarda, bastava toccare il governo e Bentivogli saltava in aria. No, io non l'ho capito questo. No, io, su questo do ragione a Mazzarano. No, io della diciamo, la posizione della FIM è nota, ma non è nota da oggi. Per ora proprio è spudorata la cosa. La FIM, come dire, è un fatto storico che ha nella testa un modello sindacale che è completamente diverso rispetto a quello che abbiamo noi. E tanto è vero che pure sul tavolo Ilva, come dire, no? La FIM spinge comunque per trovare una soluzione, anche partendo dai ragionamenti che Mittal ha messo in campo, che per noi sono accettabili, perché se io inizio a ragionare sulle esigenze di Mittal vuol dire che otterrò lo sconto ma comunque ci saranno gli esuberi, che manterrò parte del salario ma comunque dovrò cedere qualcosa. Quindi, come dire, io poi, per carità, rispetto alla posizione della FIM non la condivido, però è sotto gli occhi di tutti come dire, che è più una posizione, come dire, tesa a trovare soluzioni partendo dal punto di vista della multinazionale, diciamo la nostra invece tende a trovare soluzioni partendo dal punto di vista dei lavoratori, dei diritti acquisiti e di un meccanismo sindacale che secondo me deve andare in controtendenza con quelli che sono stati gli accordi negli ultimi 30 anni, perché poi alla fine la storia di Piombino e di Alitalia insegna una cosa: lì sono stati fatti, dal mio punto di vista, errori macroscopici sia a livello politico che a livello sindacale. Noi come posizione abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che queste sono aziende che bisogna nazionalizzare, e la risposta che sentiamo spesso e volentieri da altri sindacati, ma anche e soprattutto la politica, è: non si può nazionalizzare. Articolo prevede la Costituzione, come dire. Però c'è qualcuno che ogni tanto ci dice ma le regole europee non prevedono questo. Negli altri paesi lo si fa, l'ha fatto in Germania la Merkel, l'hanno fatto in Francia, quindi pare che in Italia bisogna chiedere, come dire, bussare a Bruxelles e chiedere se possiamo fare l'operazione di nazionalizzazione. Però poi ti sparano addosso il fatto che no, dici, se è lo Stato a gestire poi le cose vanno male. Allora io mi sono posto una domanda a un certo punto, no, quando si parla di nazionalizzazione. Quando un politico mi dice che se lo Stato gestisce una fabbrica come Ilva di 14.000 dipendenti, non ha la capacità di gestire, fa sperperi, quindi fa danni, come può lo stesso governo poi governare uno Stato di 60 milioni di italiani? Cioè, paradossalmente, chi dice quelle cose in realtà si dà col martello sulla testa da solo, perché tu stai dimostrando, come dire, noi sappiamo che poi alla fine c'è quella logica che il privato viene prima di tutto, che non è una logica che noi condividiamo. Anche perché all'Italia è un caso clamoroso. Prendiamo la società, arriva il governo Berlusconi, fa la società, il gruppo CAI famoso, all'Italia è indebitata, il gruppo CAI ha la capacità in un paio d'anni di fare 8 miliardi di euro di debito, dopo che ha ricevuto all'Italia con la metà del personale e con quella metà che è rimasta all'interno del gruppo con un reddito che si è abbassato di quasi il 30%. Poi facciamo l'operazione Etihad. Perché il governo dice guardate siete troppi e costate troppo, quindi altra riduzione dei numeri, prendiamo la compagnia, la regaliamo agli arabi, gli arabi hanno la capacità in due anni di fare altri 8 miliardi di euro di debiti e tra l'altro, come dire, viene fuori che il costo della manutenzione invece di scendere sale perché lo affidano ai francesi, c'è una serie di obbrobri che, come dire, senza precedenti. Allora io partirei da questo. Abbiamo la capacità per una volta di dire che l'Italia, come dire, è un paese e la politica questo dovrebbe fare con il sostegno del sindacato. Noi abbiamo, come dire, delle ricchezze come le nostre, tante le nostre industrie che secondo noi bisognerebbe tutelarle, non prenderle, sfasciarle e svenderle a gente che poi viene qua e non paga manco le tasse, perché pure sta accusa, no? Mittal oggi che farà? La sede legale, la sede fiscale di Mittal dove saranno? Dove pagherà le tasse? Non lo dico perché io ricordo bene quando il ministro Calenda, ma anche Renzi, più volte ha detto noi abbiamo il compito di rilanciare l'economia, quella nazionale e quella locale. Allora, la domanda che mi faccio io da lavoratore è come la rilanci l'economia se concedi la possibilità a questa multinazionale di avere la sede fiscale
nei paesi tipo l'Olanda, l'Inghilterra, dove pagano molto meno tasse. E come le rilanci l'economia se non ti dà nessun tipo di garanzia sulle aziende locali, come nel caso Ilva? Perché uno dei punti interrogativi del caso Ilva è che fino a fanno gli appalti, e quelli ci hanno già detto, come dire, che nel loro sistema appalti quasi 200 aziende locali vengono spazzate via. Quindi la logica, come salviamo l'economia? Riducendo lo stipendio di una parte di lavoratori che sono coloro che poi pagano le tasse. Cioè, io credo che su questo veramente bisognerebbe fare un ragionamento serio. Lardiello, parliamo del comune di Taranto, perché stanno accadendo strani inciucci. Baldassarri e Ciracci hanno una pericolosa, tra virgolette, vicinanza con Melucci. Sono rimasti, devo dire, all'opposizione con coerenza. Cannone, Vietri, i due cito, sono due stampelle, sono una maggioranza, un quid pluris rispetto alla maggioranza. Forza Italia a Taranto sembra destinata a non emergere, a non esserci. Ma mi sembra un po' troppo pessimistica come visione, perché innanzitutto l'amministrazione... A Baldassarri va a ruota libera. Ma beh, come Stefania Baldassarri esercita il suo mandato in Consiglio Comunale, è da ascrivere alle sue sensibilità. Stefania Baldassarri non è, va detto, mai stata iscritta a nessun partito, quindi però conduce quello che è il suo percorso. Io seguo dall'esterno, ovviamente, ho seguito alcuni interventi, alcune situazioni di dibattito e anche alcuni interventi fatti direttamente in Consiglio Comunale. Ho letto sui giornali che pare ci sono stati dei colloqui, ma i diretti interessati hanno sempre smentito. Quindi, francamente, capire quanto ci sarà qualche sorpresa. Ricostruzione sia giornalistica e ricordi sia queste reale. Parole. Ho come, paura, potrebbe, chissà. Come che... il direttore Abate è sempre ben informato, me ne ricorderò con molta attenzione. Spesso capita qualcosa. Siccome sto ai fatti. Capita qualcosa. Siccome ho capito. Poi ci capirò. Prendo un appunto nella prima pausa utile. Capita qualcosa. E quindi io credo che le elezioni amministrative si sono tenute meno di un anno fa, il bilancio è molto molto prematuro, un'incisività maggiore sicuramente della politica del centrodestra nelle dinamiche sociali delle città, perché francamente la rappresentanza consigliare è quella. C'è una larga maggioranza ovviamente ad appannaggio del sindaco Melucci, che è stato eletto anche se in maniera risicata, sta governando la città, lo sta facendo a modo suo. Capiremo poi col tempo quale sarà il giudizio che daremo su questa amministrazione. Bisogna sicuramente, su questo non ci piove, riorganizzare in maniera importante, in maniera non improvvisata, in maniera incisiva, una presenza di Forza Italia e del centrodestra in generale nel tessuto sociale della città, per costruire una proposta nuova che sia più importante e meno improvvisata di come è stato il passato. Ora Lardiello, anzi Mimmo, perché qui l'etichetta ci fa usare il lei, però, ma quando hai visto la moglie di Tamburrano candidata, cosa hai detto? Cosa hai detto? Ma il dibattito... Tra te e te qualche... Ma... Qualche parolina dolce, Luigi, non sarà uscita, Luigi, no? Noi non stiamo qua per fare commenti di natura personale. No, ma anche politica. Se il tuo condurre la trasmissione sagace ti autorizza a fare questo genere di input. Quando si sta in un partito si accettano le scelte del partito. È chiaro che le legittimazioni rispetto ad alcune candidature possono essere più o meno grandi a seconda dei contesti. I cittadini hanno espresso le loro preferenze, oggi siamo in sede di commento e commentare, voglio dire, persone che si sono comunque prestate a una competizione elettorale e non hanno avuto un buon risultato, io credo non sia né elegante né corretto. La situazione è questa, pensiamo al futuro, che io credo sia la cosa più importante. Saviano, Nazareno Saviano, allora intanto non entro nel merito della vicenda Mazzarano, non entro, non, ci sarà un'inchiesta, ci sarà quello che sarà, anzi devo dire la verità, Mazzarano è uno dei pochi che si è speso per il territorio ionico come assessore regionale, però in generale dico la vicenda Mazzarano, quello che emerge, no, dal modo di fare politica,
certamente non fa bene al PD, ma non fa bene proprio alla politica e, come dire, acuisce di più quel distacco tra il cittadino e il palazzo. Cioè non è la vicenda Mazzarano, poteva esserci anche l'intercettazione di Pinco Pallino anziché Mazzarano, eh? Dico, questi episodi sono episodi sgradevoli, lasciami usare questo termine, Luigi, ci diamo del tuo ormai, certo, ce lo davamo prima del tuo, perché anche con Rizzo non è che ora dobbiamo come dicevi tu, che fanno male a chi fa la politica con passione e con cuore. Credo che abbia fatto bene l'assessore Mazzarano a dimettersi, il presidente Emiliano ha immediatamente recepito le sue dimissioni e qui, per quanto mi riguarda, si conclude questa questione. Diciamo... Però se mi permetti, prego. Però se mi permetti, mi prendo il resto del tempo, certo, anche per interloquire con il rappresentante dell'USB. Visto Rizzo, guardate, ha trovato pane per i suoi denti. No, ma io non sono un esperto ovviamente di questioni sindacali, benché meno industriali. Però in questi anni di decreti che sono stati tanto contestati nel bene e nel male, però diciamo la verità anche al cittadino che ci sta ascoltando, non c'è stato un licenziamento di un lavoratore dell'Ilva in tutti questi anni, quindi l'interesse... Ci sono stati parecchi morti ammalati di tumore, però c'erano anche prima, sicuramente. Non è che dobbiamo continuare adesso a seppellire morti. Adesso arrivo, quindi voglio dire, dal punto di vista della tenuta dei posti di lavoro, della occupazione, i governi del Partito Democratico ci hanno tenuto parecchio. Per quanto riguarda il discorso invece dell'ambientalizzazione, le risorse che i governi hanno messo per quanto riguarda il discorso ambientalizzazione sono risorse importanti. Certo, se uno pensa che una questione talmente complicata come quella dell'Ilva dal punto di vista dell'ambientalizzazione potesse essere risolta nel giro di poco tempo, credo che non sta su questa terra. Ma le risorse sono state messe, l'impegno è stato messo. Per cui dal punto di vista dell'occupazione e anche dal punto di vista, diciamo così, del diritto alla salute dei cittadini di Taranto, così come si sono spesi i governi del Partito Democratico, non si è speso nessun altro governo nella storia almeno degli ultimi 10 anni. E dicevi tu bene, Luigi, che come possiamo dire, il rischio che il sindacato oggi corre è quello di trovarsi un governo 5 Stelle che vuole chiudere l'Ilva. A parole, poi, non lo vuole, perché... Dice che vuole chiudere l'Ilva. Anche voleva uscire dall'euro, dice Di Maio, che, e non uscirà mai. Però sull'euro, sì, sull'euro sì, hanno fatto, vabbè, un passo indietro, sull'Ilva no. Dice che vuole chiudere l'Ilva senza dirci... Non lo dice più, calma. I rappresentanti territoriali comunque continuano a dire che... No, ma non parlano più di chiusura, parlano chiusura delle fonti inquinanti. E non ci spiegano, ma è una cosa che non significa nulla, e non ci spiegano l'alternativa occupazionale. E dall'altra parte invece governi di destra che, non nella nostra fantasia, ma nella realtà dei fatti, hanno autorizzato AIA, quando ministro dell'ambiente era la Pressi Giacomo, hanno autorizzato AIA molto facili ai Riva, allora proprietari dell'azienda, i quali Riva, ricordiamoci tutti, sono stati cacciati da Taranto dai governi del Partito Democratico. Quindi sicuramente si poteva fare di più, sicuramente va fatto di più, però permettimi di dirti che il Partito Democratico ha tenuto a cuore la questione Ilva e la questione Taranto come nessun altro fino adesso. Allora, facciamo con molti limiti. Sì, sì, poi andiamo in pubblicità e sì, tutto il tempo. Prego, no, Rizzo. Lui dice un antipasto di quello che dirà. Il Partito Democratico non c'è stato manco un licenziamento. Allora, siccome la Costituzione prevede per le aziende, come Ilva, le aziende che hanno un ruolo centrale come Ilva, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, prevede la fase di commissariamento. Voi avete semplicemente applicato la legge, scusami se te lo dico, ma non lo dico in polemica. Tra l'altro con idee molto poco chiare, perché il primo Partito Democratico che ha nominato il commissario Bondi gli ha dato un mandato a Bondi, che è quello di... lì si intervenire in maniera diretta sulle questioni di carattere ambientale.
Poi è arrivato Renzi, che questo è un passaggio fondamentale, toglie il commissario Bondi, quindi butta a mare tutto il lavoro che il commissario Bondi aveva fatto per 2 anni con il famoso piano di riconversione di tutta la zona dell'area a caldo, acciaieria, che è un po' come dire il discorso, la discussione che porta avanti il presidente della regione Puglia, quindi altri sistemi produttivi da un migliore impatto ambientale, e nomina i commissari Gnudi, Laghi e Carruba, che avevano il compito di traghettare lo stabilimento. Poi, se parliamo di cifre, anche su questo, Savia, perdona, ti smentisco, perché sui conti correnti voi avete trovato 1.200.000.000 di euro, non voi, il Partito Democratico, quando ha nominato i commissari. I commissari hanno avuto la capacità di bruciare 1.200.000.000 di euro, bruciare 1 miliardo di euro di COILS, di consumare centinaia di milioni di euro di cassa integrazione. La domanda che mi faccio io da lavoratore, ma sono dichiarazioni che noi abbiamo fatto come USB dall'inizio, ma invece di prendere e di buttare tutti questi soldi, con 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di euro che noi abbiamo sperperato e buttato, come dire, pagando anche la cassa integrazione dipendente, probabilmente, avendo, come dire, a cuore veramente le sorti di un'azienda che può, dal mio punto di vista, convivere con la città di Taranto con un sistema produttivo diverso, non lo dico col seno di più perché lo dicevamo già all'epoca, si potevano fermare gli impianti, come diceva la magistratura, ricostruirli spendendo quei soldi che noi abbiamo usato, e oggi probabilmente non stavamo a parlare del problema Ilva, tra l'altro ottenendo un fatto. Tu avevi una condizione eccezionale anche rispetto alla vendita, cioè tu avevi la capacità come governo di dire a Mittal cosa mi offri tu per prendere Ilva e non il contrario, perché quando noi parliamo di svendita, io voglio ricordare che Ilva di Taranto costa a Mittal 1.800.000.000 di euro. Sapete quanto è l'estensione totale dell'Ilva di Taranto? 2,5 volte della città di Taranto. Il porto, ci sono all'interno 200 km di ferrovie e 50 km di strada, cioè parliamo di qualcosa di gigantesco. Per fare un esempio, poi vi taccio, è come se io con 1000 euro mi comprassi tutta la zona del Ponte Girevole a Taranto, cioè sarebbe un affarone. Questo per dire che cosa? Che dal mio punto di vista la situazione Ilva è stata gestita malissimo. Fermiamoci qui, andiamo in pubblicità, poi magari invertiamo l'ordine e ripartiamo da Saviano per l'ultima parte, il rush finale di Polifemo. Pubblicità. In un suggestivo angolo di campagna dell'agro tarantino, immersa in un'oasi di dune, querce ed ulivi secolari, a circa 2 chilometri da San Giorgio Ionico, sorge la tenuta Monte Fusco, antica masseria risalente al 700. Sala ricevimenti ideale per matrimoni, incontri di lavoro, meeting, eventi culturali in genere. Tenuta Monte Fusco, l'eccellenza della qualità. Bene, ultima parte di Polifemo. Abbiamo sentito la posizione di Rizzo sull'Ilva, ha decretato chiaramente una politica fallimentare nei confronti. Facciamo un rapidissimo assunto, chiarire, perché ripeto quello che ho detto al ministro De Vincenti venendo a Taranto. Il grosso limite del Partito Democratico in tutta Italia, in tutte le vertenze, è stato quello di sostenere che con la cassa integrazione ai lavoratori gli tappiamo la bocca. Allora do un dato che non dovrebbe dare il sindacato ma dovrebbe dare la politica. Il reddito dei lavoratori dell'Ilva si è abbassato rispetto agli ultimi 10 anni di quasi il 30%. Ci sono lavoratori che stanno andando via perché campano in cassa integrazione con 800 euro e hanno 1000 euro di mutuo. Non è vero che non abbiamo perso posti di lavoro, perché abbiamo avuto quasi 2000 persone in meno negli ultimi 5 anni all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto. La gente prende l'incentivo e va via, ma non prende l'incentivo perché va a fare cose migliori, prende l'incentivo per andare a pagare i debiti dei mutui che non riesce più a saldare. La responsabilità, perdonami, non può essere certo la mia, ma è di chi ci governa, perché tra l'altro non credo di dire qualcosa di anomalo quando dico che probabilmente con la mole di denaro che era a disposizione si potevano fare tante altre cose, tenendo i lavoratori al lavoro a stipendio pieno e probabilmente spendendo i soldi nella maniera giusta. Apro e chiudo parentesi, io, la mia organizzazione, ha denunciato al ministro Bellanova, al governo Renzi, a tutti gli enti, al ministero, abbiamo denunciato gli sperperi che stavano commettendo con le nomine che hanno fatto all'interno dello stabilimento Ilva, nomine politiche, ne faccio uno su tutti. Noi abbiamo il capo della vigilanza che è il cognato di Pier Ferdinando Casini. Noi abbiamo detto qual era il motivo
per cui i commissari davano uno stipendio di 20.000 euro con segretario, come dire, a parte, a uno che all'IVA di Taranto non ci ha messo mai piede. Abbiamo scritto e riscritto. Il problema sapete qual è? Quando il costo del personale cresce, perché gli operai come me vanno in cassa integrazione a campare con 900 euro e poi c'è gente che sta lì dentro a non fare nulla, a prendere 20.000 euro e non l'ho nominata io non posso dire che la politica ha fatto il suo dovere. La politica ha fatto l'esatto contrario su questo. Ma, Nazareno Saviano, voglio dire, questi casi che tu citi ultimi vanno denunciati ovviamente. E li hanno denunciati. E i sindacati stanno per questo, insomma, in un'azienda. Ma ripeto, sul piano invece più macroeconomico, si dice così, la vertenza Ilva è una delle vertenze più grosse della storia, penso, d'Europa. È proprio il discorso europeo che manca su questa vicenda, a mio modo di vedere. Vedi, tu prima parlavi di nazionalizzazione. Ora, noi ci troviamo in un contesto europeo e globale. Pensare che l'Italia possa tornare ad acquisire le proprie aziende e poi competere su mercati che sono mondiali, e mondiali significa che vanno oltre l'Europa, mercati cinesi, mercati indiani, mercati statunitensi, insomma, voglio dire, se pensiamo questo, questa è la rovina della sinistra, perché no, la sinistra, scusami, pensa, però, Francia, che noi dobbiamo competere su un massimo ribasso. Io devo competere con i cinesi che pagano 7 dollari al giorno di stipendio, o devo competere con gli indiani dove non ci sono regole, dove quando muore un lavoratore lo buttano nell'altoforno? Ma di che stiamo parlando? Posso finire il concetto? E le nazionalizzazioni, se non le possiamo fare, perché in Francia l'hanno fatte? Posso finire il concetto? I cantieri navali STX è stato uno schiaffo alla politica nazionale, perché la Francia, perdonami, e qua lo dovete dire visto che tu fai parte del PD e il PD era al governo, la Francia ci ha tirato le orecchie e vi ha detto: non vi do la maggioranza se non mi garantite tutti i lavoratori al lavoro e gli stipendi dei lavoratori. Questa è la verità. Scusami Francesco, infatti tu stai ponendo una questione europea che va posta, a mio modo di vedere, sui tavoli europei, perché finché l'Europa non avrà una legislazione unica per le questioni industriali, noi ci ritroveremo sempre a dover fare i conti con le vicende tipo la Embraco, cioè un'azienda che se ne va in Slovacchia perché lì il costo del lavoro è minore, in un paese europeo. Dopo che gli avete regalato 15 milioni di euro all'Embraco. Non abbiamo regalato nulla, però ripeto, il discorso che dobbiamo fare completo. E il discorso completo è che se l'Europa non interviene come grosso mercato in cui l'Italia fa parte, se l'Europa non interviene con regole uniche, noi ci troveremo purtroppo sempre a dover fare i conti con queste situazioni. Questo per la questione industriale, ma anche per tante altre questioni, l'immigrazione eccetera, insomma. Lo spazio deve essere quello europeo, perché se noi continuiamo a pensare allo spazio soltanto italiano, noi non usciremo mai, anche perché non ci sono le risorse, noi non usciremo mai da questi tipi di questioni. Allora ragiona la Fiat. Cioè, noi dobbiamo essere concorrenziali, perché anche non c'è bisogno di andare in Asia, in India, Cioè ci spostiamo qua in Romania, gli stipendi sono di 300 euro al mese, o probabilmente appunto, hanno ragione. Questa è la questione che l'Europa la politica qual è? È il compito della politica. Allora c'ha ragione Salvini quando dice il compito che della politica nulla, no, no un attimo, Salvini sbaglia, perché Salvini non comprende, o meglio, far finta di non comprendere, che le più grandi decisioni ormai passano dall'Europa, che ci piaccia o no, ma non perché abbiamo delegato alla sovrastruttura europea così in maniera, ma perché sappiamo che in un mondo globale dove ci sono grandi potenze, la piccola Italia purtroppo non ha nessun tipo di speranza, è soltanto un ragionamento europeo che ci può salvare da queste situazioni. Ok, bene. Lardiello, la questione Ilva la viviamo e molte volte ho l'idea che Taranto così sia diventata merce di scambio, Taranto stia lì solo per assecondare determinate esigenze di produzione nazionale ed internazionale. Forse anche la causa è una, diciamoci, una scarsissima rappresentatività della classe politica a tutti i livelli. Abbiamo avuto finora un sindaco, fino a qualche mese fa, un sindaco che alzava la voce con il governo. Ora il sindaco, anche lui, si è
si è uniformato. La questione del peso specifico della città in generale rispetto alle dinamiche nazionali è un problema serissimo che non riscontriamo purtroppo nella enorme vicenda Ilva, ma lo riscontriamo in qualsiasi tipo di tematica venga affrontata a livello nazionale, dal più piccolo dei finanziamenti alla più grande delle scelte strategiche. Questa purtroppo è una città che conta poco, che continua a contare poco e che non riesce a sviluppare una classe dirigente politica, amministrativa, tecnica in grado di riuscire ad avere un peso specifico maggiore lì dove le decisioni si assumono. Ora è chiaro che la vicenda Ilva è così grande che offrirne una visione di parte per quanto riguarda il mio pensiero è sempre secondo me un errore. Noi dobbiamo innanzitutto rivolgere un pensiero, oltre che ai lavoratori, anche a tutti coloro i quali soffrono per delle vicende di natura sanitaria connesse al dramma ambientale che oramai in larga parte sono conclamate. In questa veste di stasera dirigente di partito, ma soprattutto lo faccio da cittadino di Taranto e anche da avvocato che in qualche caso si è interessato alle tematiche connesse alle vicende dello stabilimento Ilva, io credo che tutti quanti dobbiamo fare delle riflessioni serene molto distanti dagli interessi di parte e chiederci fino in fondo, come faceva l'amico dell'USB, quali sono gli interessi di questa società straniera nei confronti prima di tutto di una continuità produttiva e in secondo luogo di quelli che sono gli interessi della città, perché le posizioni sono talmente distanti che si va nel mondo ad esempio dell'ambientalismo così come lo conosciamo, dell'impegno civico, si va da chi parla di una chiusura domani mattina come se fosse sufficiente andare a premere un interruttore a girare le chiavi, a chi come giustamente si interessa di mantenere i livelli si possono anche creare le alternative a dire io sono del parere che se oggi ho una pizzeria domani posso creare un'altra attività all'Ilva, no? Se non ci fosse mai stata sicuramente la città nel suo sviluppo avrebbe avuto a mio modesto avviso più da guadagnare che da perdere. Oggi però la fabbrica c'è. Qualcuno diceva prima che il PD si è interessato più di altri al destino della fabbrica, che in epoche precedenti sono state fatte delle AIA diverse. Io ricordo anche che sono radicalmente cambiati gli impianti normativi che stanno oggi alla base del rilascio dell'AIA, che ci sono stati degli enti a guida sicuramente non di centrodestra che hanno addirittura strategicamente evitato di intervenire in alcuni processi di formazione delle AIA, addirittura omettendo perfino di dare dei pareri. Oggi c'è una sensibilità sicuramente maggiore, c'è un intervento istituzionale che in qualche maniera si è manifestato, io dico in larga parte in maniera strumentale, ma probabilmente quantomeno si è avuto il merito di alimentare un dibattito che, se dobbiamo guardare alla storia recente della città, proprio in quelle sedi dove si doveva sviluppare è stato completamente assente. Bene, siamo in conclusione e allora ringraziamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, ringraziamo l'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore regionale per la Regione Puglia appunto di Forza Italia Giovani, ringraziamo Saviano Nazareno, componente della segreteria provinciale di Taranto del PD. Che dire, una puntata in cui abbiamo voluto analizzare Taranto, la situazione di Taranto, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda l'occupazione, così a metà del guado tra governo uscente e quello che sarà il nuovo esecutivo. Vedremo. Non lo so, le promesse sono state tante in campagna elettorale, vedremo cosa succederà. Calenda andrà via, Gentiloni andrà via, chissà cosa faranno gli altri. E l'importante è non fare la guerra agli uomini e ai partiti, ma fare la guerra per difendere il territorio di Taranto. Penso che questa sia la missione che debba, come dire, rappresentarci, sia accomunarci e rappresentarci appunto unanimemente. L'appuntamento con Polifemo, venerdì prossimo, stessa ora, ore 21. Stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel e anche sul Bouquet Sky, Viva l'Italia Channel, canale 879 Sky. Poi d'altronde ci sono i social, c'è il sito www.luigiabatecommunication.com, ci sono i vari social, quindi chi più ne ha
più ne metta. Chi lo perde in TV, chi perde la puntata in TV, potrà beneficiarne attraverso appunto il web. Appuntamento a venerdì prossimo. Buonasera, Polifemo, l'informazione libera della città.